Guarda, Gabriella, che oggi è il nostro giorno. È la nostra giornata. È il nostro giorno, perché ci concentreremo sull'oggetto più misterioso e più complesso che si conosca. Ti do qualche indizio. Sono tra i 1300 e i 1500 grammi di tessuto gelatinoso ed è composto, annota appunto, da 100 miliardi di cellule. Di che sto parlando? Attento a non sbagliare, loro sto hanno già capito. Sto parlando del cervello umano. Hanno già capito. E il misterioso cervello umano. Ci chiederemo... Soprattutto il mio misterioso. Perché è così ricco di connessioni. No, ci chiederemo come invecchia il cervello, che cosa accade ai nostri neuroni man mano che il tempo passa e come contare su un cervello giovane e affidabile il più a lungo possibile. Risposte le avremo dai nostri ospiti che vi presento, grazie a Lamberto Maffei, professore emerito di neurobiologia alla Scuola Normale Superiore di Pisa, e ho già detto tutto, è già direttore dell'Istituto di Neuroscienze del CNR, nonché vicepresidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Ha ideato, ecco il mio cervello che ogni tanto ha ideato il progetto Train the Brain, allena il cervello, e fra poco ci spiegherà tutto, ma non è solo. Con lui Cinzia Miriam Calabrese, medico internista e nutrizionista. Ci regalerà i segreti, caro Simone, ci regalerà i segreti della dieta per invecchiare meglio. Grazie dei consigli in anticipo. Grazie a voi. E grazie a Luciana Randazzo, che da pensionata per mantenersi attiva ha deciso di dedicarsi anima e corpo al volontariato e oggi è delegata dell'area salute per quanto riguarda l'area metropolitana di Roma, per la Croce Rossa Italiana, e lo si intuiva da qualcosa, così vagamente. Ecco. E noi partiamo invece subito dall'ABC. Professore, se dovesse spiegare a un bambino, quindi praticamente a noi, che cos'è il cervello, che cosa direbbe? Diciamo che il livello di conoscenza scientifica è rimasto un po' fermo negli anni. Che cosa direbbe? Beh, il cervello è una bella macchina che guida tutto il corpo, fa parte del corpo. E senza il cervello non saremmo niente. Insomma, il cervello è la nostra individualità, il nostro pensiero, la nostra memoria. È formato, come si diceva prima, da moltissimi neuroni che si intrecciano variamente, si sviluppano nel bambino in maniera diversa, che si può entrare nei dettagli. Poi a un certo punto questa crescita diventa un plateau. E dal plateau poi c'è una parabola. Quando e come il cervello comincia questa parabola mi comincia a preoccupare. Intanto già la parabola discendente è preoccupante. Ma intorno a che età è questione molto variabile. Senta, io ho 49 anni, cerchi di mentire perché così... Secondo me il plateau già l'hai superato. Allora, sta molto bene, ma sto mentendo. Sicuramente il senso dello humor, l'umorismo aiuta. Non ho capito, la discesa a che età arriva? È già arrivato. Quando scolliniamo? Te l'ha detto? Te lo vuoi far sentire dire? Sì, voglio sapere. Io non insisterei. Secondo me lei è già scollinata. Da tempo. Grazie. Senza neppure conoscerti. Noi siamo oltre. Allora, come invecchia il cervello? Perché così il luogo comune si dice hai perso i neuroni, in realtà tutto questo sembra essere superato, mi corregga se sbaglio, si parla di connessioni neuronali, di emisferi che comunicano in modo... Sì, insomma, come diceva lei, il cervello, bisognerebbe guardare la pelle, che poi all'origine è molto simile, e invecchia come si invecchia con la pelle, insomma, il cervello è un organo come gli altri, un tessuto come gli altri, non è un... Ma è e vero quindi, che si perdono neuroni e che però non dobbiamo preoccuparci? I neuroni, è vero quello che dice lei, i neuroni se ne perde una minima quantità. Si perde, quello che si perde è le connessioni, come diceva lei, fra neuroni, che sono le sinapsi che conoscono. Però si possono ricreare nuove connessioni o no? Si possono ricreare, ma in minore numero. Poi si ricreano in certi posti, in certi altri no. Poi con l'invecchiamento diminuisce questo. Però si ricreano sempre. Però, insomma, ci speri poco, diciamo. Ecco, ce n'è anche per te. Ha distrutto anche me. Ne ha avute anche per te, per fortuna. Ma come io mi aggrappavo a questa frase che ho sentito dire, non preoccupiamoci perché il cervello è un organo plastico che evolve. Infatti il cervello è un organo molto plastico. Io ho studiato sempre la plasticità, quindi è il mio settore.
Ma è plastico, molto plastico nel bambino. Il bambino ha una plasticità terribile. Una cosa che io dico sempre, non mi smetto di ripetere, che un bambino verso 3 anni, quindi al massimo delle sinapsi possibili e immaginabili, specialmente nel lobo frontale, che sono insomma i lobi diciamo più nobili per intendersi, e quando poi queste sinapsi raggiungono un plateau, poi cominciano a diminuire come le sue, insomma. Grazie, ma in particolare. Ma ci siamo conosciuti in un'altra vita. Il cervello ne ha conosciuti tanti, evidentemente. Ok, una bella cosa. Sono messo così male, si vede? No, si vede, cioè, non posso mica mettermi con la signora. Sarebbe, lei è un gentiluomo. Se la prende allora con me. Io, guardi, mi rassegno. A proposito di plateau. Affrontiamo un altro tema importante. Queste sinapsi, glielo posso dire, raggiungono un plateau, poi cominciano a diminuire. Comunque, quando lei, se c'è un bambino di 3 anni, lo porta dallo... Le sinapsi sono il punto cruciale del cervello, il funzionamento. Quando porta il suo bambino dal pediatra, grosso modo il bambino ha 3 volte le sinapsi del pediatra, che significa proprio funzionamento, cioè il bambino ha un cervello potenzialmente 3 volte più del pediatra. Pensa, questo si rende tutto, rende tutto. Non lo diciamo al pediatra durante le visite, magari. Però... Allora, affrontiamo un altro tema. Impara le lingue, impara tutto, impara l'ambiente. Infatti sono bravissimi. Imparano subito, noi invece. Le tecnologie. Allora, invecchiamento e alimentazione, dottoressa Calabrese. Perché c'è questa relazione e cosa arriva al cervello di quello che mangiamo? Arrivano tanti elementi. Cervello e alimentazione vanno sempre di pari passo, anche perché bisogna mettere benzina al motore, quindi l'alimentazione è fondamentale. Ed è fondamentale soprattutto perché rallenta quell'arrivo di plateau che abbiamo detto prima. Cioè, se uno mangia bene, se uno mangia colorato, quindi mette tantissimi antiossidanti, sono tantissimi antiossidanti che arrivano al cervello, quindi che rallentano la morte cellulare. E fare uso di antiossidanti. Sì, e gli antiossidanti noi li troviamo nelle nostre tavole, soprattutto qua in Italia, con la frutta, con la verdura, con le fibre, con il vino. Abbiamo... tantissimi alimenti pieni di antiossidanti. Poi entreremo nei particolari, dottoressa Calabrese, però intanto ci dica, e credo che la risposta sia affermativa, quanto influisca una dieta bilanciata appunto per allenare il nostro cervello, per impedire che il nostro cervello vada un po' alla deriva. Intanto una dieta bilanciata è un lavoro di prevenzione per le malattie cardio e cerebrovascolari, quindi tenere sano il nostro corpo con l'alimentazione vuol dire anche non affaticare il nostro cervello, quindi quella è già la prima motivazione per cui bisognerebbe avere una dieta equilibrata. E poi, ripeto, più mangio sano, più rallento questi processi fisiologici di morte cellulare dei nostri neuroni, quindi aumenta la plasticità. Stavo pensando a quel detto riferito al fisico, no? Il volto che hai ai 30 anni è il dono che hai ricevuto, quello che hai a 40, 50 è quello che ti sei meritato, figurarsi per il cervello. Coinvolgiamo a questo punto i nostri telespettatori con Simone. Professor Maffei, ma secondo lei Simone com'è messo? Perché può salvare almeno lui. Simone è dietro di lei. Eccomi. Com'è messo? Bene. Meglio di lei. Finalmente Simone. Cominciamo subito a coinvolgere voi che ci state seguendo in questo momento con una domanda: esercizio fisico, cruciverba, stile di vita sano. Oggi vogliamo sapere come affrontate il tempo che passa e perché no anche quali sono i vostri metodi per tenere la mente allenata. Insomma, vi lascio subito i nostri contatti, la nostra mail siamo noi @tv2000.it, il nostro numero WhatsApp 348 30 70 345, oppure lasciateci un messaggio in segreteria 822 88 96 o semplicemente venite a trovarci sui nostri social, vi aspettiamo. Noi vi aspettiamo. Professore, prima ci ha incuriosito perché ha detto il cervello invecchia, è un organo che invecchia, guardate la pelle come anche la pelle. Può accadere che una persona si mantenga molto bene fisicamente, che ci sia proprio una disparità enorme, cioè il cervello invecchiato magari precocemente, o le due cose vanno di pari passo? Cioè una disparità di invecchiamento tra come si mantengono gli altri organi, magari un aspetto fisico, si osserva, è difficile ma si osserva, perché mensana in corpore sano è un buon indice, però ci sono persone, le eccezioni esistono, quindi diciamo invecchiano in parallelo ma non troppo, sì un parallelo, sì diciamo è un indice ma
non è un indice, no. Ci sono delle persone che hanno un cervello lucido, pure anche perché intervengano patologie periferiche. Insomma, se lei ha un tumore al fegato oppure al polmone, e poi va giù e poi viene curato, e il cervello non ne risente, insomma. È l'inverso. Senta, professore, ma che cosa determina un invecchiamento precoce? Quali sono gli elementi principali? Beh, intanto il DNA. Il DNA serve, perché se uno c'ha un buon DNA, che tutti... Quindi la genetica, la familiarità. La genetica, la familiarità, voglio dire, sì, proprio la familiarità serve molto. Certamente poi, come diceva la signora, le condizioni, diciamo, il nutrimento, la dieta, e poi ci si comporta come ci si comporta con l'ambiente. Una cosa che noi abbiamo poi sperimentalmente, diciamo, venuto... L'allenamento motorio certamente è interessante. Perché è interessante? Perché quando si muove una gamba, un braccio, ci sono tutti questi recettori che quando muovo una mano sento che la muovo, quindi è segno che sento col cervello. E quindi se sento col cervello è segno che arrivano al cervello degli impulsi che lo svegliano, lo tengono in movimento. Il cervello è un organo dinamico. Non va fatto riposare. Ecco, questo è già un suggerimento che ci ha dato preziosissimo, professore. Come? È già un suggerimento preziosissimo. Ah, questo cervello non va fatto riposare. Il cervello che riposa tende... andare in letargo. Non dica come il mio, perché sennò abbia pazienza. Ma non l'ha mica detto. No, professore, io devo stare tutti i giorni, capisce? Non mettiamo in stand-by il cervello, eh? Allora, dottoressa Calabrese... Che cosa? Cominciamo a entrare un po' più nello specifico, un passo dopo l'altro. Cattive abitudini da evitare a tavola. Cattive abitudini da evitare, intanto evitare i monopiatti, cioè il monomacronutriente, quindi cercare di mettere ad ogni pasto più nutrienti possibili, quindi il piatto principale è un primo piatto, quindi una pasta o un riso, associare sempre verdura, tanta, o una fibra, quindi i buoni legumi italiani, bere tanta acqua, che in Italia non tutti bevono tanta acqua, soprattutto gli anziani devono bere tanta acqua. Non si saltano i pasti, meglio di no? Mai saltare i pasti, fare anche degli spuntini durante la mattinata e pomeriggio, magari un po' di frutta secca che ha quegli omega 3 e gli omega 6 che aiutano molto la memoria e il cervello, e non mancare mai la frutta. La frutta mai. Mai? Io sono stata già sgridata dietro le telecamere che di frutta non secca forse è un po' eccedo, ma è stato detto. Però, lei prima ha detto gli antiossidanti e ha menzionato il vino. Sì, assolutamente. Quanto se ne può bere? Mezzo bicchiere, un bicchiere. Il professore ha sollevato l'arcata sopraccigliare, poi integriamola. No, il vino si può mettere su, senza mai eccedere, cioè gli eccessi assolutamente no, però un buon bicchiere di vino italiano, un buon bicchiere di vino rosso. Al giorno o a pasto? Io consiglio a cena magari un bicchiere di vino, però sempre così a stomaco letto, pieno. Sempre a stomaco professore, pieno. Lei, perché hai visto che ha sollevato il sopracciglio il professore? No, è d'accordo? Sono d'accordo, sì, meno male. Sì. Poi si va a letto, come diceva. E siamo tranquilli. Mai eccedere. Il caffè. Allora, caffè, dunque, in Italia si fa un uso sproporzionato di caffè. Io consiglio di non superare i 3 caffè al giorno, perché dopo 3 diventa eccitante, eccessivo. Cioè, si può parlare anche già di doping, più di 3 caffè al giorno. Sì, quindi sarebbe molto utile usare invece il tè verde, gli infusi. Ecco. Le tisane. È d'accordo, professore? Qui chiediamo sempre conferma. Io vado col tè verde, sì. Il tè verde. Andiamo di tè verde. Meno male, tè verde. Vorrei chiedere al nostro pubblico, immaginate quanti anni abbia il nostro professore? Quanti ne avrà? È giovane. È sempre così... Ma ha 83 anni, professore. La signora ha sentito quante cose ha fatto e ha fatto un aggiustamento. Allora io, se mi facessero un contratto e mi dicessero guardi, a 83 anni arriva col professor Maffei, io firmerei a scatola chiusa, perché mi sembra no. Professore, ma come ha fatto? Ci dica come ha fatto. Tanto sperare che l'altro che ti sta di fronte stia molto bene, un po', lo speri bene, ecco.
Beh, 83 anni, c'è che molti arrivano a 83 anni che possono ancora parlare, io posso ancora parlare, e poi cammino ancora, figuri, nuoto anche. Noi siamo rovinati già. Il nuoto, non, eh? Hai non... sentito che il nuoto. Si muove. Poi non ho avuto grandi malattie, non ho avuto mai malattie. La ricerca, il nuoto, aiutare sì. gli altri, perché la ricerca è funzionale. Poi ad aiutare ho fatto gli una vita altri. Di ricerca sempre in laboratorio. Quindi anche un pizzico di fortuna, le dice, cioè. E certo, c'è il pizzico di fortuna, che significa il pizzico di fortuna, significa l'ambiente, significa, come diceva però la signora, messo in atto quello tutto, che ho detto prima. Ma sono molto le variabili, ecco. Il cervello ha allenato molto. Il cervello quello se non può dormire. Non posso assolutamente dormire. Poi ci dirà come oggi lo allena, perché dopo sì, voglio sapere. Vabbè, abbiamo appena iniziato, perché voi adesso invece vi faremo scoprire che cosa fa il signor Gino. Il signor Gino, tramanda, pensa, la tradizione ciociara dei cantori. Ha un anno più del nostro professore, ha 84 anni, però non solo canta, balla, suona, ma ricorda a memoria tutti, ma proprio tutti, Massimiliano, i canti tipici della sua terra. Mamma mia, vediamo un po'. Quando già sento un po' già l'organetto, eppure se sto a dormire mi sveglio, se mi legano ma manco mi tengono. Praticamente da piccolo proprio, da ragazzetto, che siamo stati sempre con l'organetto antico e sempre i balli, i sardarelli, il valzer che si stava una volta, la marcetta la chiamavamo. Quando avevamo già 14-15 anni, andavamo dove si scartucciava il Granduco. Allora là c'erano gli organetti, c'era la donna più anziana, c'era la ragazza più adulta, che già sapevano ballare. E noi piano piano abbiamo recuperato appresso a queste che già sapevano fare in principio. Avevamo sempre vissuto in questa armonia qua. Io perché sto sempre attivo, sempre in attività, ho un po' di bestie, ho ancora un po' di lavoretti con la campagna, eccetera. Quando ecco, io so, dice stasera dobbiamo andare a tal punto, andiamo a fare festa, a ballare, eccetera. Per me la giornata è un'allegria, sto, lavoro più volentieri, più sbrigativo la cosa, perché con l'allegria dico stasera ci andiamo a divertire. Mi sento benissimo, perché quando fai queste saratelle così, ti passa la settimana più tranquilla, più contenta, ripensando agli abballi, ripensando agli incontri con gli amici e via di seguito. Perché fili la lana, perché nemmeno fili una decina. Pur quando sto solo mi viene la nostalgia di cantare, quel desiderio. Perché ce l'abbiamo proprio nella vita, nel sangue queste cose. A chi non lo sa, tante volte vengono e dici imparami una canzone, quella. E allora ci impara la canzone che vogliono, che richiede, dici quella così, quella colà, allora dico guarda quella si canta in questa maniera e vai a rima, sembra rima. Mi piace perché sono queste tradizioni che non si dovrebbero cancellare assolutamente. È un dono di natura che faccio proprio queste cose, che mi piacciono sempre. Anche alla vecchiaia speriamo che il Signore mi dà un altro pochettino di tempo. Così adorate voi mattina sera. Ok. E bravo Gino, bravo! La nostra Luciana si difende e il cervello non lo ha messo, non lo ha mandato in pensione. Assolutamente. Quando ha lasciato il lavoro per raggiunti i limiti di età, lei che cosa ha deciso di fare? Di dedicarmi al volontariato. Sì. Perché? Perché ero io la padrona del mio tempo, ero responsabile del mio tempo libero e dovevo trovare qualcosa che avesse un significato. Non solo per gli altri, ma anche per me stessa. E quindi che cosa ha trovato? La prima cosa che ha le fatto? Le ho provate tutte, veramente, da comitati pendolari, eccetera. Però la Croce Rossa stava sempre nel cervello. Mi avvicinavo sempre di più e ho scoperto questo mondo che
ormai è diventata una droga. Ecco, una droga, 11 anni, lei faceva l'ispettore, penso, Massimiliano, di banca, poi ha cambiato completamente, ha cominciato il volontariato... Ma si vestiva così quando andava in banca? No! Direi di no. Ho iniziato dopo. La cosa è arrivata dopo. Ma ha iniziato guidandole... No, guidando, presenza sull'autoambulanza. Soccorritore in ambulanza. Che significa questo? Che tipo di anche di stress, di responsabilità? Studio tanto. Ecco perché sentivo il professore di tenere... in esercizio al proprio cervello, in crociera è un continuo, si studia. E oggi che fa? Oggi faccio formazione, sono fondamentalmente, l'anno scorso ho lasciato l'ambulanza che mi pareva arrivata l'ora, e diciamo che mi ero preparata a questo momento fisiologico di abbandono dell'ambulanza perché le gambe a un certo punto cominciano a cedere. Poi ho avuto un piccolo incidente a una spalla, quindi fa formazione adesso, oggi? Adesso faccio formazione e coordino determinate attività. Alla redazione, lei ha detto che la sua vita ruota intorno a questo lavoro da volontaria. Questo mondo. Lavoro più di prima. Che cosa vuol dire? Che marito e figli... Marito muto deve stare. Li ha cancellati, no? Muto deve stare. Ha detto il marito muto deve stare. Ancora torna il senso dell'umorismo. No. Allora, diciamo che anche mio marito si occupa di volontariato nello sport, per cui non... Quindi vi siete suddivisi i campi. Sì. Bello questo. Poi ci torniamo, perché il professor Maffei ha ideato un progetto molto bello, capitana proprio questo progetto, che si chiama Train the Brain, l'avete sentito, Massimiliano l'ha menzionato in apertura, sono dei veri e propri allenamenti, se capisco bene, per invecchiare bene con risultati tangibili, poi entreremo nello specifico. Sì, questo è un grosso progetto che è stato fatto a Pisa coinvolgendo tutte le cliniche che si occupavano di cervello, tutti quanti. È stata un'opera di volontariato enorme, con un enorme anche grant economico, perché è stato un grosso esperimento che è durato tanti anni. Professore, le posso chiedere di aspettare un attimo? Perché dobbiamo mandare la pubblicità, perché sennò spiega tutto tra poco. Poi tra poco ci spiegherà come funziona. Vi aspettiamo. Prima della pubblicità si accennava del progetto Train the Brain, che nasce alla Normale di Pisa, giusto? Come funziona? Funziona nella seguente maniera. La demenza è incurabile, quindi noi non viene curata la demenza tipo Alzheimer. Vengono curati quei pazienti, cioè l'esperimento su dei pazienti, che hanno la probabilità di cascare nella demenza, stanno sull'orlo, potrebbero anche non quindi cascare. Quindi con dei piccoli deficit cognitivi. Sì, si chiamano, hanno un loro nome, sono classificabili con delle diagnosi. E che si fa praticamente? Praticamente questi pazienti vengono riuniti in due parti, diciamo 100, sono 100 che fanno queste analisi, 100 controlli. Poi cosa fanno? Vengono per 7 mesi, la mattina in un reparto apposta, dove c'è sotto l'esame di un cardiologo, fanno prima un piccolo riscaldamento, degli esercizi motori, in modo che abbiano successo nel farli, con un po' di difficoltà, perché l'emotività, avere il successo è un enorme stimolo. Quindi una motivazione si cerca. Una motivazione però di una ricompensa. Ecco, sono riuscito. Questo è un grande ricompensa. Quindi gratificazione, bella. E questo fanno poi, passano al cognitivo. Questa è un'ora, un'altra ora fanno al cognitivo con due psicologi, che soprattutto li fanno parlare. E allora questi pazienti spesso... particolarmente le signore cominciano a parlare, che bisogna fermarle perché bisogna pensare... lo dice a me professore, no, però sta dicendo una cosa e si vede anche gli effetti, ecco, questo è positivo, questo era un complimento, no professore, questa è una perché cosa molto interessante, queste sono persone sole, ecco, molto l'anziano è solo cosa. È solo perché i figlioli sono andati via o perché non sa usare i trabiccoli che usiamo noi digitali, è isolato, ha perso il linguaggio, quindi ha perso il linguaggio della comunicazione. Quindi recupera delle parole che in qualche modo aveva nascosto da qualche parte del cervello. Ecco, lui è proprio come un magazzino che vuole. E questo poi parlano, e l'esercizio del parlare
viene interrotto, poi perché parlerebbero per molte ore, e poi vengono fatti degli esercizi di memoria opportuni, che poi si complicano nel tempo. Quindi è un vero e proprio allenamento, professore, no? Io poi c'è un'altra ora, un'altra ora dove loro fanno musicoterapia, che è molto efficace, e fanno musicoterapia attiva, cioè loro, come quel signore lì, non è che ascoltano musica, fanno musica, c'hanno strumenti con uno che li guida, quindi suonano, c'hanno strumenti, oppure cantano canzoni del loro tempo. Avete coinvolto due gruppi, il gruppo di controllo, quello che non ha seguito il corso, la semplifico così, e il gruppo con degli ottimi risultati. Io ho letto, e poi però le faccio la seconda domanda perché se la stanno porrendo tutti, con il risultato che si è vista che la funzionalità del cervello era migliorata, migliorava, ho letto, l'irrorazione del sangue anche. Migliora, certamente migliora. Migliora tutto il flusso cognitivo, molto ritornano come normali, però questo poi do anche i limiti. Il flusso cerebrale aumenta soprattutto nelle zone della memoria, ma anche in altre parti del cervello, ecco. Ed è misurato molto, diciamo, scientificamente. Ormai ci sono degli strumenti, ci sono le risonanze, sì. Però io le devo chiedere questo. Finito il ciclo, che succede e ecco, come facciamo noi nella vita di tutti i giorni? Questa è la domanda cruciale. Cosa succede? Ecco, succede che queste persone si sentano molto bene per un certo tempo, poi comincia ovviamente il declino. Ma il declino che noi guardiamo dopo 6 mesi e dopo 1 anno. Dopo 1 anno loro stanno ancora bene, hanno ancora un grande vantaggio rispetto ai controlli. Solo 1 su 100. Poi, dopo 1 anno e mezzo il declino continua. Sono sempre... il declino è continuato, ma sono sempre migliori dei loro controlli. Quindi l'idea sarebbe tenere questo, diciamo, cioè, questo allenamento vivo. Guadagniamo un anno e mezzo, certamente 1 anno e mezzo di vita normale rispetto. Questo è il guadagno. Quindi, mica male. Ma io vi dico che... Mica male, professore. Sentiamo cosa dicono i nostri spettatori con Simone. Vai, Simone. Allora, ci avete chiamato in tantissimi. Cominciamo, vi leggo qualcosa. Cominciamo da Mauro. Ho 79 anni. Tutti i giorni mi sveglio alle 5 e mezza e vado a passeggio con il mio cagnolino. Non faccio sport o ginnastica dolce, però una bella camminata è davvero rigenerante. Marisa, amici di Siamo Noi, mio papà ha 90 anni. Continua a lavorare in campagna e allena la sua mente ricordando a memoria, pensate, i numeri di telefono e le targhe di tutti i suoi amici. Maria. Esatto. Ho 72 anni, faccio tanto volontariato in parrocchia e lavoro spesso all'uncinetto. Secondo voi è un buon metodo, è un buon allenamento per il cervello? E chiudiamo con Barbara che ci dice: come mantengo il cervello attivo? Combatto tutti i giorni con i miei 2 figli adolescenti. Allora, professore, noi che abbiamo visto l'allenamento, vogliamo chiederle, perché è importante anche giocare d'anticipo, perché siamo un paese che invecchia, c'è l'Alzheimer che ha grandi percentuali, che cosa possiamo fare anche individualmente per tenere il cervello attivo? Beh, intanto ci dia qualche consiglio, signora, proprio anche attingendo la sua vita. Il cervello non deve appunto dormire, nel senso che non si deve riposare. Ma quindi leggere, scrivere, andare al cinema, parlare, che cosa dobbiamo fare? La parola è la principale stimolo per il cervello, parlare con qualcuno che... Perché cosa si perde? Anche se si parla da soli, va bene, no? No. No, perché da lo soli farò. No, non è va vero. Bene. Nel suo caso forse no, ma no. In altri... Meraviglioso, sei un caso perso, neanche da soli. A che età dobbiamo cominciare a mangiare bene? Bisogna stare un po' più attenti. Da subito. Iniziare il prima possibile per le... Già da bambini bisogna iniziare a mangiare bene. Poi nell'età adulta o nelle fasi di sviluppo soprattutto bisogna dare più attenzione alle fibre, alle proteine, nei vari proteine animali, proteine vegetali, l'idratazione. Quando si arriva all'età adulta, anziana, bisogna saper conoscere il proprio corpo, innanzitutto il gusto, rispettarlo, per carità, però cercare di colorare sempre di più i nostri piatti, quindi non c'è un'età precisa. Sempre più antiossidanti, insomma, questo è... Torniamo al punto. Buona alimentazione. Una buona alimentazione. Una buona alimentazione. Ma il pesce aiuta la memoria? Assolutamente sì, ha proprio quegli acidi grassi che vanno ad aiutare la nostra membrana cellulare nervosa, quindi... aiuta a... Cioè sono proprio proteine che passano anche la barriera ematoencefalica, non tutte le molecole riescono ad arrivare nel cervello. Quelle del pesce
che sono belle ricche, sì, aiutano tantissimo la memoria. Frutta secca. Frutta secca, la nostra amata frutta secca. Amata, sì. Frutta secca. E tutto con un buon stile di vita, però, come diceva il professore. Ma quello, sì, per favore. Luciana, alla luce di quello che diceva anche il professor Maffei poco fa, quello che lei fa, il volontariato, il servizio delle ambulanze prima, la formazione oggi, l'aiuta, la fa sentire, insomma, con un cervello bello attivo e lo rifarebbe ogni giorno? Infatti questi discorsi che fate di invecchiamento del cervello non mi riguarda. Perché lei ha 18 anni, insomma. Praticamente sì, insomma. Da poco. Compiuti da poco, se no non potevo stare qua se non ero maggiore. No, lo studio mi ha aiutato tantissimo. A me è sempre piaciuto studiare, ma lo studio in croce rossa con materie diverse da quello che io avevo sempre fatto, mi ha aiutato tanto. E rimettersi in gioco e superare determinati traguardi che tanti giovani non riescono, lo devo dire, ma non perché non sono in grado, perché non ci si mettono con la passione, no? Quello che è bello in pensione, non è che fai il volontariato con passione. La passione è l'altra parola chiave, questa aiuta passione. Tutto, aiuta lo studio, aiuta a raggiungere i traguardi. E quello che diceva il professore mi è piaciuto molto, che queste persone che fanno quei test si sentono gratificate quando gli dicono ci sei riuscito. Lei così si sente gratificata? Ogni giorno. E rifarebbe questa scelta? Sicuramente, sicuramente. Ma il fatto che si è gratificati soprattutto dallo sguardo che le persone che stai aiutando amore e passione, fanno. Amore e passione. Amore e passione. Si diffonderà questo allenamento? Sì. Penso proprio di sì, a Roma si sta già, stanno già molto preparandosi, hanno già dei fondi, si sta diffondendo in Sardegna. Varie associazioni lo stanno riprendendo sul territorio? Veneto pure. Beh, in America si sa, in altre maniere è diffuso, questo ormai è regola. Che... Ci fa piacere. Una battuta perché siamo proprio in chiusura. Lei ha scritto tra i vari libri, due libri che hanno dei titoli magnifici, Elogio della lentezza e Elogio della ribellione. Forse nel mondo attuale essere lenti è già una ribellione. Ma insomma aiuta a avere un cervello giovane, essere un po' ribelli? Beh, la ribellione è una forma certamente di pensiero e quindi è attivo il cervello. Quindi io sono per la ribellione. Ecco, un po' ribelli. È una bella chiusa. Posso fare un piccolo spot pubblicitario Croce Rossa? Diventate volontari della Croce Rossa italiana. Brava. Aiuta tutti, aiuta. E soprattutto voi stessi. A noi il volontariato piace, Croce Rossa, altre associazioni. Grazie. A noi piace in generale. Perché attivi e volontari. Finisce la settimana. Eh sì, e ricomincia lunedì. Quindi grazie. La settimana santa. Per tutti i nostri ospiti. Vediamo lunedì alle 15:20, arrivederci.